Oggi abbiamo lasciato Seoul per raggiungere la costa est della Corea e fare un'esperienza unica nel suo genere. Provare a vivere per un giorno come dei nobili coreani, soggiornando nelle loro ville e sperimentando la vita dell'antica Corea. Ragazzi, ci troviamo al mare, siamo arrivati al mare, mare. Infatti, ragazzi, continua il nostro viaggio alla scoperta delle campagne coreane. Ci troviamo infatti nella città di Gangneung e oggi faremo un'esperienza incredibile. Min, sei pronto a vivere come un nobile? Nobile? Però non è un nobile, cioè, degli anni nostri, un nobile tipo di tanti anni fa. Dopo una passeggiata lungo il mare siamo tornati in macchina e ci siamo diretti verso la villa che ci avrebbe ospitato per la giornata, Songgyojang. Si trova a circa 15 minuti di macchina dalla stazione dei treni e la potete raggiungere anche in autobus o in taxi. Min, guarda, cioè questa è la tua casa, ti rendi conto? È un po' grande. Cioè, ti stai lamentando? Abbiamo anche la guida privata per farci vedere la zona, questa qui, quindi la nostra guida privata ci porterà in giro. La guida ci ha iniziato a raccontare la storia della villa. Questa è stata costruita nel 1700 e l'inizio del nome, Son, significa barca, dato che una volta il lago di Gyeongpo si estendeva fino all'entrata della struttura e quindi ci si poteva accedere solo tramite le barche. Ragazzi, ci sono anche le zone per fare le foto, hanno fatto degli scalini apposta. Com'è? Sembra casa mia? La famiglia che ci viveva si era arricchita commerciando e producendo sale grazie al fatto che avevano ricevuto la licenza proprio dal re e hanno poi approfittato della vicinanza con il lago per allargare il loro commercio. All'entrata c'è anche un grande stagno con una pagoda che veniva utilizzata per esempio per bere il tè e rilassarsi. Swimming pool. La vedo un po' difficile. E tra l'altro ci vivono ancora veramente qui, tipo la casa qua dietro è proprio abitata dai discendenti della famiglia. Ma cioè, vi immaginate abitare all'interno di questo posto? Assurdo. La guida poi ci ha spiegato che le antiche case coreane in realtà erano super tecnologiche e ogni cosa era costruita con un senso. Per esempio, per mantenere calde le case durante l'inverno utilizzavano un sistema di riscaldamento a pavimento, dove fuori dalla casa bruciavano il legno e tramite una serie di tubi sotto le case il calore del fuoco le riscaldava. Inoltre molti edifici, allo stesso modo, avevano anche un sistema per essere fresche d'estate. Venivano infatti costruite sovraelevate da terra proprio per permettere all'aria di passare sotto i pavimenti e rinfrescarli. La cosa particolare di questo complesso, che si può trovare solo in questo complesso e in nessun altro di tutta la Corea, è il fatto che c'è addirittura un organo all'interno. La guida ci ha poi portato a visitare la riserva ecologica di Gyeongpo. Quest'area è stata istituita per ripristinare l'ecosistema del lago vicino a Gyeongpo e creare un ambiente abitabile per un'ampia gamma di organismi acquatici. E ragazzi, se venite al tramonto è bellissimo. Siamo poi andati a vedere la casa di Ojukon, che è una delle case più antiche della dinastia di Joseon che sono conservate fino ad oggi. Era la casa di Yulgop Yi, uno degli studiosi più noti della Corea, e di sua madre Shin Sa-in-dang, una famosissima artista. Due personaggi talmente famosi che li ritrovate nelle banconote coreane corrispettivamente da 5.000 e 50.000 won. Allora, abbiamo appena finito di fare il tour, ma ragazzi, bello il tour eccetera, ma è il momento effettivo di entrare nella parte. Questa è la stanza delle donne, tu non dovresti essere qui. Girl area for tourists. Abbiamo scelto proprio i vestiti dei nobili, infatti il mio è molto più lungo rispetto agli hanbok tradizionali. Gli hanbok tradizionali arrivano fino a qui perché le donne devono inchinarsi e mettere le mani sulla pancina. Però ovviamente la regina non è che deve inchinarsi. Bellissimo. È il momento di fare la prima esperienza. La prima esperienza è la cerimonia del tè. Ciao, ti rendi conto? Ciao, ti rendi conto? Ciao, ti rendi conto? Ciao, ti rendi conto?
Il tè di oggi era tè al crisantemo. La signora ci ha spiegato che il primo passaggio è la pulizia delle tazzine con l'acqua calda, per rendere le tazze non solo pulite ma anche tiepide. Ha poi iniziato a servire il tè e per un gusto migliore bisogna versarlo con movimenti dal basso verso l'alto. La prima tazza veniva sempre bevuta dalla persona addetta alla preparazione del tè, in modo che potesse controllare che il tè fosse venuto effettivamente bene. Ci sono anche delle regole su come berlo. Le tazzine infatti vanno prese con due mani e bisogna girare leggermente la testa in segno di rispetto. Ci ha offerto anche diversi dolcetti fatti a mano proprio da lei, preparati con varie farine. Infine ci ha spiegato che alla base di un buon tè ci vuole una buona acqua. Pensate che per scegliere l'acqua di questo tè hanno fatto una riunione dove si sono riunite diverse esperte e hanno provato tutte le tipologie di acque disponibili per scegliere quella migliore per fare il tè. Abbiamo appena finito di prendere il tè, però ragazzi non si fa solo questo, infatti c'è un'altra esperienza che ci hanno detto di fare e praticamente è costruire delle barche ponte. Io non riuscivo a capire perché le barche ponte. La ragazza ci ha spiegato che una volta, quando non esistevano ancora i ponti, era molto difficile raggiungere l'altra sponda dei fiumi e un ingegnere dell'epoca, sotto la dinastia del Re Chongzhou, ha avuto l'idea di costruire delle barche che una volta unite si trasformavano in un ponte. Grazie a queste barche ponte sono riusciti a ridurre molto i tempi di viaggio ed è diventato più facile l'accesso anche a case come questa, che essendo circondate da un lago erano difficili da raggiungere a piedi. Salmo tu quando con le cazzo. 너무 신기했어 진짜. 그치? 어. L'ultima attività di oggi era una tecnica di coppia che veniva utilizzata all'epoca. Era tradizione per tutti gli ospiti che visitavano la villa lasciare dei fogli scritti con ringraziamenti o auguri. Perché questi non venissero persi, venivano poi creati dei timbri che potevano essere utilizzati per replicare i messaggi. Per prima cosa si spruzza dell'acqua sopra ad un foglio posto sopra il timbro, in modo da farlo aderire alle parti in rilievo. Con questo attrezzo si passava poi a dipingere con l'inchiostro nelle parti in rilievo, in modo da riuscire a copiarlo senza sbavature, o a quasi, nel nostro caso. Una volta finito si lasciava ad asciugare ed è fatto. Oh, ci hai mandato. Ragazzi, abbiamo finito tutte le esperienze per oggi. Io sono in realtà tristissima perché ho fatto quello che non l'ho fatto in 10 anni, l'ho fatto oggi praticamente. Però è arrivato anche il momento di andare a vedere le nostre stanze. Ragazzi, qui è dove andremo a dormire e tra l'altro ci hanno spiegato che è diviso maschi e femmine in realtà nel passato, cioè adesso ovviamente dormiremo tutti assieme, però nel passato era divisa la parte delle donne e la parte dei maschi. Wow. Ragazzi, ma cioè è gigante, è veramente veramente gigante, cioè io mi aspettavo... Prima di farmi fare un po' il tour della stanza, io direi che andiamo a fare pappa, perché abbiamo tanta fame. Fame. Eh sì, direi proprio di sì. Vego pusso mica. Devo fare 10번. 여기는 그리고 완전 유명한 데거든, 이 위치. 왜냐면은 사진 찍기가 딱 좋아. 현민아, 어떻게 액자 안에 들어왔어? 빨리 와. 나와! 나와야 돼! 어떻게! 와... 민, ma dove mi hai portato a mangiare questa sera? Proprio un posto da nobili. Allora, che cosa abbiamo? Questo è il mulgay che mi hai detto. Questo praticamente è una zuppa molto molto fredda, con all'interno il pesce crudo. Quello con la seppia e quello con tutti i pesci mischiati assieme. Poi c'è una zuppetta caldina, perché con le cose fredde, soprattutto l'inverno, forse è il caso di mettere qualcosa di caldino. E poi abbiamo ovviamente il calamaro ripieno, che ragazzi, in Corea ci sono i calamari ripieni, solo in Italia. Allora iniziamo dalla zuppa. Oh mio Dio, ma ci sono dentro le cozze, le vongole, le varie... No, è freschissimo. Allora, questo va mischiato intanto, mischiamolo. Vero? È la prima volta che mangio il calamaro crudo, perché di solito lo cuciniamo. Ragazzi, il calamaro ripieno è la mia passione. No, questa è tipo la cosa più buona che abbia mai mangiato, ve lo giuro, è buonissimo.
Ma hai fatto la faccina? No, guardate la tecnica di risucchio coreano. Wow, raga, aiuto, siamo appena tornati, ma è bollente, ci stanno cucinando, se dobbiamo qui per terra ci cuciniamo. Nelle case tradizionali naturalmente si dorme per terra ed è per questo che i pavimenti sono riscaldati in modo che state caldi anche in inverno. E di solito ci sono i materassini da mettere, mentre soliti. Ah, qua è una finestra, direi di no. Sembra tipo un armadio. Ma è un'altra stanza? Min, per favore, ci fai il setting del letto? Allora, siccome tipo questa parte è super calda, lì è un po' più freddo, direi di mettere questa parte qui, i piedi, e lì la testa. Così i piedi sono caldini, ma la testa è fresca. Così si dorme. È la prima volta che dormo in una casa dei ricchi. Io ho sempre dormito nelle case dei poveri. E finalmente, grazie Min, ci facciamo questa esperienza di dormire nella casa dei ricchi. Bene, domani mattina ci danno anche il cibo tradizionale di questa zona dell'epoca. Quindi sono stracurioso di vedere cosa c'è. Ora, dopo questa giornata piena di esperienze varie, sto morendo di sonno. Quindi penso andremo a dormire. Prima di dormire. Hai tanto tempo. È caldissimo, oddio che bello. Ragazzi, praticamente è fatto con l'acqua di mare, cioè è tofu, quindi di per sé il tofu non ha tanto gusto, però l'hanno cucinato con l'acqua di mare, quindi in realtà è salatino, e se volete aggiungerci si mette dentro la salsa di soia. Oh, e come al solito ci hanno portato tantissimi side dishes e ci hanno raccontato appunto che il re ne aveva 12, noi non siamo re e quindi non ne abbiamo 12. Io sono pienissima in questo momento, non mi urliamo. Purtroppo è finita la nostra giornata da nobili coreani. Io non sono pronta a tornare nella casetta di Seoul. Yes. Oltre a Seoul vi consiglio vivamente di visitare anche altre regioni e noi purtroppo adesso ci dobbiamo preparare a tornare a casa. Spero vi siate divertiti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.